cari amici, buonasera e come vedete accanto a me riprendiamo il Salotto delle Idee con Nadia Puma e il suo sorriso, l'attrice preferita dal Salotto delle Idee. Grazie, come va? Grazie, come va? Che onore! Come va? Come va? È andata benissimo quest'estate per te, sei stata piena di impegni e di tournée. È andata bene, abbiamo fatto insieme alla mia collega Alessandra Iers, che è anche una delle scemette, abbiamo fatto la nostra tournée estiva con il nostro spettacolo che ormai portiamo in giro da anni, che si chiama Ne vedrete delle belle per dire. Si intitola proprio così. E sì, è stato bello perché abbiamo fatto Naxos in Grecia, poi abbiamo fatto tappa in Puglia, poi abbiamo fatto Sicilia, Sardegna. No, è stato un bel giro, veramente. Bello, e poi ci sono le scemette che tutte le volte che passate da Milano, lo Zelig è sold out, no? Esatto, quello ci fa veramente tanto piacere, perché lo Zelig anche quest'anno, lo Zelig è il teatro di Viale Monza qui a Milano, ci ha richiamate anche quest'anno e faremo una data al mese a partire da ottobre fino a maggio, per cui vi aspettiamo un appuntamento mensile dove stiamo lavorando al terzo spettacolo delle scemette, perché quest'anno, Luciano, è il decimo anno del gruppo Scemette e va! Ma perché i nostri... Posso dire un gossip? Dillo. Allora, quando noi ci siamo messi assieme nel 2013, c'era qualche maschio, collega maschio, che aveva detto queste qua, un gruppo di tutte donne, fra un anno si sono già mollate. E invece siamo ancora qua. Eh già, dico, ma infatti avete formato quello che per me è un bouquet di umorismo e di allegria, e un bouquet di belle donne. Quante siete? Perché siamo sei donne: Rossana Carretto, Viviana Porro, Alessandra Sarno, Alessandra Iers, Laura Magni and me. Tu. Senti una cosa, ma e poi durante l'estate c'è stato anche un altro spettacolo che hai fatto. Hai fatto una commedia. La commedia non è stata fatta durante l'estate, è stata fatta il debutto è stato a ottobre dello scorso anno. Sì. È una commedia a cui tengo tantissimo. Direi che in 30 anni di palco, l'anno prossimo festeggio 30 anni di palco, è il lavoro che ho più nel cuore, il lavoro secondo me anche più bello, più prestigioso che ho fatto live, veramente una cosa che mi ha riempito tantissimo proprio la mia carriera. Si intitola Una notte all'improvviso e tu la interpreti insieme con l'autore di questo testo, no? Che è? Esatto, che è Marco Ghirlandi, che l'ha scritta e interpretata insieme a me, e abbiamo una regia molto molto prestigiosa che è quella di Deborah Villa, che è stata veramente fantastica. E adesso, dopo le date di debutto, siamo in vendita, diciamo, e cominciano già, insomma, ad esserci, ci sarà una data a dicembre, poi ci saranno delle date l'anno prossimo, al momento in Lombardia, ma non vediamo l'ora poi di tornare su Milano. Anche perché, insomma, è un personaggio quello che faccio in questa commedia, che addirittura mi manca. Ogni tanto ci penso e dico, ma a me manca la Betta, che è la protagonista. E poi è anche una commedia dove si ride tanto, ma tocca due temi sociali, insomma, belli, belli corposetti. Uno è l'età, per cui Luciano tu devi venire, hai 81 anni, non li dimostri, complimenti, auguri, complimenti. Grazie, mi sono rassegnato ormai agli anni che passano. E per cui devi venirci a vedere. Uno, appunto, si parla dell'invecchiare, eccetera.
E l'altro non lo posso rivelare perché è un colpo di scena, per cui è il finale. Però diciamo che la cosa che è stata, ci ha dato soddisfazione è che le persone hanno riso tanto, ma si sono anche commosse. Per cui, insomma, aggiungiamo una emozione in più. E poi zitta zitta, tu pian pianino, lentamente, cerchi di scrivere una tua autobiografia, insomma, no? Diciamo proprio cerco, bravo, hai detto il verbo giusto. Senti una Cerco cosa, perché. sì, ma senti una cosa, ma racconta, ai nostri amici, magari quelli più recenti, perché forse nei nostri precedenti incontri forse ne hai accennato, ma tu come sei arrivata al teatro? Allora, io ci sono arrivata tardi perché avevo già praticamente 35 anni, quasi 36 anni, e infatti il mio monologo, tu lo sai, si chiama Meglio tardona che mai, proprio riferito al fatto che ho iniziato tardi. È stata la seconda parte della mia vita, in pratica, e ho iniziato con l'improvvisazione teatrale, che è una scuola meravigliosa che consiglio a tutti quelli che iniziano veramente, che siano giovani o meno giovani. L'improvvisazione ti dà una base fantastica. Ho iniziato nel 94, infatti per quello ti dico l'anno prossimo festeggio i 30 anni di palco, e la mia fortuna è stata anche quella che, sapendo le lingue per il mio lavoro precedente, la compagnia di improvvisazione mi ha mandato all'estero a improvvisare in francese, in inglese, a fare queste rassegne internazionali, per cui io mi sono fatta un bel rodaggio sia improvvisando in Italia che all'estero, e lì ho cominciato. E dopodiché, dopo 10 anni di improvvisazione, ho iniziato con la comicità vera e propria, con i personaggi comici, e da lì è arrivata anche la televisione, per cui insomma ci sono state grandi soddisfazioni anche con la Certo, TV. e naturalmente prima o poi andrai a fare le tue tournée all'estero, andrai a Speriamo. portare il tuo talento in giro, perlomeno in giro per l'Europa, almeno in Inghilterra. No. Guarda, io lo spero Luciano, ma anche perché ormai c'ho una certa, per cui o questa cosa succede presto, se no la vedo dura. E vabbè, ma insomma, visto che dici che io non li dimostro ad 81 anni, dico tu che sei una ragazzina, figurati, ne hai di tempo per dimostrare la tua comicità all'estero. Grazie. Comunque agli ascoltatori del salotto, qualcuno mi conosce, qualcuno no, ricordo che io ho l'età di Sharon Stone e di Madonna, per cui andatevela a cercare su Wikipedia, così non la devo dire. Ma vedete questo sorriso che illumina il ritorno del salotto delle idee, che pensa, siccome tu parli di anniversari, noi come salotto delle idee iniziamo l'ottavo anno di video online. Ci sono ormai oltre 300 video del Salotto delle Idee. Non facciamo parte di nessuna compagnia di giro della televisione, non facciamo parte di quegli happy few che non si capisce mai perché devono essere sempre quei tre o quattro che se ne vanno nella trasmissione X di Y a commentare di tutto e di più di quello che non sanno. Ma in ogni modo, siamo felici lo stesso, non ti pare? Tu saresti un opinionista fantastico in TV, penso che li asfalteresti tutti. Ma certo, perché poi tutto quello che io sto facendo lo faccio improvvisando, perché non parlo mai sulla base di una pagina scritta, sono per l'improvvisazione pura, carissima. Ma senti, hai qualche altro progettino che c'hai nel cassetto tra tante cose? È quello che dicevi tu, che dovrei continuare a scrivere questo racconto della mia vita, che però dentro di me, mentre lo scrivo, dico: ma chi gliene frega qualcosa della mia vita? Però voglio farlo, è una cosa che ho nel cuore, che voglio fare.
ma vado molto a rilento, veramente, ho scritto due capitoli e basta. Ma cerca, naturalmente ci devi dare un'autobiografia in cui ci sono mille spunti per fare mille risate, naturalmente. Beh, questo senz'altro anche perché la mia vita è stata abbastanza buffa, devo dire. E poi, vabbè, però diciamo che è un progetto lì, come tanti progetti, no? Che vorrei portare avanti, ma sono una cialtrona e li metto lì e aspettano. Senti, in tutti questi anni di palcoscenico, c'è stato qualche episodio, qualche momento particolarmente buffo, qualche cosa che magari, puoi ricordare? C'è stato, sì, la cosa che sempre mi fa più ridere, quando il pubblico crede veramente al personaggio. Ti faccio l'esempio, quando io facevo l'annunciatrice dei programmi di Mediaset Vintage, quello che ho fatto a Zelig su Canale 5, ecco, quello è un personaggio che mi piace sempre tanto, che continuo a fare nei live. Alla fine dello spettacolo, una signora è venuta lì e mi ha chiesto: "Scusi, ma come posso abbonarmi a Mediaset Vintage? Su che canale lo trovo?" E la stessa cosa mi è successa altre due volte. Una volta quando facevo in duo con Anna Maria Chiarito le cognate Tucci, parliamo del 2007. Tra l'altro, scusami, un personaggio, le cognate Tucci, a cui sono molto, molto legata. E lì noi eravamo due venditrici, ovviamente cialtrone, di prodotti di bellezza, e dicevamo che potevano comprare sul nostro sito. E alla fine, una signora veramente è venuta lì a dire: "Ma io non l'ho trovato il vostro sito per comprare i prodotti." Però questo ti fa capire che siamo credibili anche con i personaggi ironici, insomma. Certo, è certo. E senti, è un momento critico in tutti questi anni? C'è stato un episodio, critico? Allora, episodi critici tanti, perché la vita artistica non è facile, Certo. soprattutto quando ti scartano i provini, quando invece ti dicono sì, ti prendiamo e poi non ti prendono. Beh, quelli sono tutti momenti ovviamente che fanno parte della professione, insomma, fanno parte di questo mestiere, no? Momenti molto belli e momenti poi di delusioni, dove però ricominci, no? Non devi mai abbatterti più di tanto, perché si sa che è così. Magari, sai, fai un provino, che ne so, devono sceglierne una su 100, è ovvio che Certo. non hai tutte queste chance, però uno continua, insomma. E a parte questo, forse gli episodi più che magari a me dispiacciono come attrice sono quelli che ho appena scritto in un post, tra l'altro, sui social, dove qualche volta mi è capitato, Luciano, che qualcuno dicesse: "Ma come vai con i tuoi spettacolini?" Ah. Spettacolini? Spettacoloni! E allora lì io tiro fuori il puma che c'è in me. E rispondo a dovere, ma non perché io me la prenda, come tanti commenti sotto questo post hanno messo. Non è stata una questione che io me la prendo, è stata una questione di difendere il mestiere dell'attore, perché io non giudico spettacolini nemmeno i saggi dei bambini all'asilo, perché la maestra si fa un bel mazzo, no? Certo. Sono spettacoli, anche quelli, spettacoli di bambini, attori non professionisti, ma spettacoli. E giudicare comunque il lavoro, nonostante appunto uno abbia fatto TV, nonostante teatri prestigiosi, eccetera, parlare di spettacolini lo trovo veramente, insomma, Sì. non è carino. E io mi sono chiesta: ma per non farli chiamare spettacolini a questa gente, uno deve andare al teatro alla Scala? Forse no, magari anche lì. La Traviata è un bello spettacolino, comunque. Sì, ma sai, cara Nadia, io ho l'impressione che poi l'ignoranza sia una marea abbastanza montante, ma lasciamo da parte l'ignoranza e gli spettacolini. Invece torniamo al Dei teatro, cervellini, no? dei cervellini, eccetera. Ma
il teatro, io figurati, sono un innamorato di teatro, te l'ho detto, nella mia infanzia ne ho fatto un pochino anch'io, dico, ecco, ma il teatro che tipo di medicina è, secondo te, sia per lo spettatore sia per l'attore? Allora, secondo me il fatto di avere appunto l'emozione al momento, è chiaro che il teatro trasmette molto molto di più rispetto a quello che può essere la TV, chiaramente, perché tutto succede lì in quel momento, certo, e non è mai uguale, mai. Allora, quello che dà tanta felicità a un attore è vedere la risposta del pubblico, cioè vedere il pubblico ridere o emozionarsi o piangere, quella è una cosa che veramente a me scalda l'anima. E poi per me il palco mi dà talmente tanta adrenalina che per me il palco è meglio di un fidanzato, ecco. Oppure di una cura ricostituente, insomma. Esatto, esatto. Ma fin da bambina io ho avuto questo amore per il palco, poi non ho avuto la possibilità da ragazzina di iniziare una carriera artistica, però mi sono rifatta poi da grande. Certo, senti, mi piace io... molto, la cosa che mi piace, volevo ringraziarti perché tu sempre mi fai complimenti per il sorriso, ti ringrazio perché comunque senza sorriso, no, come diceva Charlie Chaplin, una giornata senza un sorriso è una giornata persa, ma il sorriso è diventata anche una delle mie battute della vintage, cioè quando mi dicono che bel sorriso io dico questi sono soli provvisori. Ma sì, ma come vedono i nostri amici che ci stanno seguendo, basta che sorrida e si illumina il suo volto in una maniera incredibile, insomma, no? E si illumina anche un po' lo schermo, perché non riesco a trovare un punto luce che vada bene. Senti, Nadia, come possiamo concludere questa nostra nuova chiacchierata? Diciamo qualche cosa in coro, non lo so, l'abbiamo anche fatto un'altra volta. Allora, intanto prima di dire qualcosa in coro agli amici milanesi, do appuntamento il 21 ottobre allo Zelig di Viale Monza 140 con Le Scemette. Stiamo scrivendo il terzo spettacolo che al momento è work in progress, per cui è Infinity Scemette, appunto, che andrà avanti, però vi aspettiamo a teatro sempre con Sketch in the City, che è lo spettacolo che in questo momento stiamo portando in giro e che abbiamo postato anche le date sui social, le date già del 2024, per cui insomma seguiteci. Poi potremmo finire in coro con, io direi, viva il teatro e gli spettacoloni. Sì, 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 sì. Allora, uno, due, tre. Viva il teatro e gli spettacoloni. Ciao Nadia. Ciao. Ciao, arrivederci. Arrivederci.